Ritorna a Gandino per la quarta edizione, i giorni del Melgotto, di cosa si tratta? Si tratta di una 4 giorni che parte la seconda di ottobre e ha lo scopo di incrociare quella che è la cultura e la coltura, per cui è una 4 giorni di cultura dove si riprendono quelle che sono le parti legate alla tradizione, al folklore, a quelli che erano i ricordi dei nostri padri, abbinati poi con la scartocciatura e quindi con quello che è legato al mais spinato e quindi alla cultura del prodotto. Appunto, si parla anche di storia, perché per chi non lo sapesse, diciamo, non è chiaro che il mais non è un prodotto che deriva solo da Gandino, ma questo in particolare sì, ce lo vuoi spiegare? Beh, Gandino ha un primato importantissimo perché nel 1621 è stato il primo paese in Lombardia dove questo prodotto è stato coltivato. Arriva da Venezia, sempre con gli scambi commerciali con i mercanti di tessuti, è stato importato a Gandino come pianta ornamentale e poi da lì è diventato una pianta, un alimento. Ovviamente il comune, forte di questa primogenitura, ha avviato un progetto nel 2008 per riscoprire questo antico seme e per ricaratterizzarlo. È stato trovato un vasetto in una cascina della famiglia Savoldelli e da qui due chicche hanno rigerminato e si è ripartiti a fare questo grande prodotto che è rientrato nei mais storici della Bergamasca. Come diceva giustamente lei, in anticipo, appunto, ci sarà la cucina, che è fondamentale. In questi anni le Cinque Terre della Val Gandino hanno lavorato parecchio per quanto riguarda la produzione di prodotti che derivano dal mais spinato. Sì, sono prodotti che sono riconosciuti in tutto il territorio, sono prodotti che partono da quelli dolciari, per cui il più vecchio è stato il biscotto Melgotto fatto dai 4 fornelli di Gandino su input della Proloco. Poi si è arrivati a prodotti quali la farina, che ovviamente è la regina delle polente, e la spinata, che è una specie di pizza, non è una pizza né una piadina. C'è la spinetta, che è una galletta di mais estruso, le chiacchiere salate, le torte a 100% mais, torta a mele e torta di pere fatte dal Barraonda di Cirano, fino ad arrivare anche alla novità che poi presenteremo anche domenica, che è il gelato al Melgotto fatto dal ristorante centrale di Gandino. Quindi un insieme, una sinergia di questi esercenti e questi imprenditori che lavorano e ci credono in questo grande progetto che è il mais spinato di Gandino.